Questo programma è offerto da Ti dice tutto di tutti. In collaborazione con Metal Devil. Ladies and gentlemen, Maroon 5. CV, bella più che mai. Ma insomma, stasera mi sposo. Ti sposi con la bellezza? Con la bellezza, con la moda, con questo concorso. Siamo giunti alla fase finale, non vediamo l'ora di sapere chi sarà la vincitrice, per cui... Intanto tu sei stata in giuria, quindi hai votato sicuramente quelle migliori. Sì, sì, tra l'altro il livello è molto alto, quindi sono molto contenta, però anche un po' perplessa perché non... È difficile scegliere la più bella. Sempre difficile. Anche perché sono tutte veramente molto belle, come ripeto, il livello è alto. Ma un consiglio che tu vorrai dare alle ragazze che magari non ce la fanno per entrare nel mondo dello spettacolo, fare concorsi, frequentare concorsi, prepararsi? Farsi notare, farsi vedere non è sbagliato, e quindi anche questo concorso dà l'opportunità di farsi vedere. Poi con gli avventi dei social network hanno più possibilità rispetto a 20 anni fa quando ho partecipato ai concorsi. Quindi YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, quindi è giusto che loro facciano più concorsi, che partecipino, si facciano notare e vedere. Voglio dire, questa tua esperienza, tu arrivi da Trieste, un paese straordinario il tuo, dove tu sei nata, ma ci sono delle tradizioni diverse che si incontrano, quindi questi concorsi favoriscono anche la conoscenza di varie culture, vari modi di vivere, la cucina. E infatti è per questo che si partecipa maggiormente, perché uno non viene qua solo per vincere, ma per conoscere persone nuove, per fare esperienza, per comunque farsi nuovi amici. Dialetti, culture che si incontrano, quindi è anche una crescita. Sì, maggiormente è una crescita, perché comunque è un'esperienza nuova che fai con gli amici, magari c'è l'accompagnatore, però comunque non stai mai con lui, stai comunque sempre con gli amici, quindi devi essere autonomo. Ma le armi che tu vorrai sfoggiare in passerella, sorriso, una mossa, uno stacco, un'occhiata alla giuria, un sorriso fatto in modo giusto? Io uso la mia personalità, poi dipende dalla giuria saper prendere la mia parte, diciamo, migliore. Ma sai, molte volte si lancia un feedback e si aspetta un feedback di ritorno, un messaggio, bisogna un po' essere... avere una marcia in più. Sì, questo il segreto, qual è il segreto? Il sorriso. L'arma, il sorriso. Ah. Mai migliore testimonial potevano scegliere per la bellezza, per la moda e per il talento. Eva, già il nome dice tutto. Grazie per complimenti, non lo so se è così, però mi fa molto piacere. Diciamo che tu, attrice, soubrette, televisione, cinema, spettacolo, tu, insomma, hai attraversato un po' trasversalmente tutto il mondo dello spettacolo. Sicuramente, poi ho cominciato come modella proprio, perciò penso che è giusto, sono azzeccata, ecco. Poi vedo, gli amici a casa vedranno questo rosso, perché il rosso è il tipico colore di questa terra straordinaria che è la Calabria. Della Calabria, sì. Prenderà dal peperoncino? Peperoncino. Io oggi ho assaggiato il calabro peperoncino. Tu sei un po' peperoncina, no? Sì, sì, sì. Poi anche noi, come voi calabresi, in Ungheria è diciamo un cibo, se si può chiamare così, nazionale, la paprika, paprika ungherese, peperoncino. Perché anche noi mangiamo molto piccante. Quindi si somiglia un po' la cucina ungherese con quella calabrese. Assurdo, ma è così, è vero. C'è un feeling. C'è un feeling, dei sapori sicuramente c'è un feeling grandissimo, perché i cibi sono molto simili, tranne il pesce, che noi, non avendo il mare, abbiamo solo pesce di lago. Bene, questa sera è la finale nazionale di Ragazza Moda e Spettacolo. Ieri abbiamo
letto La ragazza per lo spettacolo, questa sera la moda, tanti stilisti, tanta gente, un teatro pieno, tutti per te, ma come esordirai? Beh, come esordirò? Esordirò con questo bellissimo vestito che è creazione di una delle stiliste che stasera sfilerà. E veramente prima ho provato, ho indossato, è stupendo, spero che piacerà a tutti. Allora auguriamo da questa postazione del backstage che vinca la migliore. Vinca la migliore, certamente, la più bella, la più intelligente, la più fashion. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and it's in my bed. Un grande risultato, tre ragazze splendide, rappresentative dell'Italia. Sì, sono contento veramente sia della serata in un posto magnifico, sia del pubblico, ma soprattutto di tre splendide ragazze moda. La giuria ha fatto veramente un grande lavoro, sono tre ragazze che sicuramente faranno carriera nella moda ed è questo che noi volevamo, così come la vincitrice, la stilista Eva D'Antona, è stata bravissima. E quindi stilisti e modella, veramente un risultato eccezionale. Grazie a tutti. Diamo appuntamento alle nozze d'argento il 22° anno con Ragazza Moda e Spettacolo. Ciao, ciao, ciao. We'll be right back.
Questo programma è stato offerto da Metal Devil. New Generation.